Quartiere Mirafiori, è lunedì pomeriggio e la volante in servizio di controllo del territorio si imbatte in due giovani appena usciti da un magazzino, che alla vista degli agenti cambiano repentinamente direzione, affrettando il passo nella direzione opposta a quella dell'autovettura di servizio. Gli agenti decidono di controllarli. I due non sanno motivare perché si trovano in strada e mostrano un contegno che insospettisce gli operatori di polizia. Fanno quindi ingresso nel magazzino da cui sono appena usciti i due giovani. Lì trovano una vasta serra adibita alla coltivazione e produzione di marijuana, ben 527 piante di piccole, medie e grandi dimensioni. I due cittadini italiani, classe 1986 e 1990, avevano allestito un laboratorio professionalmente adibito alla coltivazione di marijuana, composto da ben 5 stanze. La nursery, un piccolo ripostiglio contenente esclusivamente i vasi con i semi, che una volta sbocciati venivano spostati in due stanze più grandi, con un microclima ideale per favorire la crescita. Al loro interno una sofisticata tecnologia di illuminazione e ventilazione. La quarta stanza era un vero e proprio laboratorio contenente concimi, prodotti chimici, antiparassitari, sostanze per l'essiccazione delle piantine, ma anche gli strumenti per la riparazione degli impianti di illuminazione e ventilazione. Non solo attrezzature tecniche, ma anche materiale per il confezionamento. Infine, l'ultima stanza contenente i trasformatori di energia per l'alimentazione degli impianti. Gli agenti di polizia hanno arrestato i due giovani coltivatori per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.